La messa in asciutta è veramente un momento difficile sia per l'allevatore che per le bovine. Devono essere prese molte decisioni. Devono essere anche messe in atto un certo numero di azioni per ottimizzare i risultati produttivi nella lattazione successiva. Le sfide maggiori riguardano la scelta delle terapie più appropriate, selezionando terapie antibiotiche e non antibiotiche, così come gli approcci gestionali da adottare al fine di minimizzare il rischio di infezioni intramammarie da applicare durante l'asciutta. Per quanto riguarda la messa in asciutta, la nostra raccomandazione sarebbe di procedere ad un'asciutta drastica, dopo aver tentato di ridurre la produzione lattea prima della messa in asciutta, modificando la razione e cambiando di gruppo le bovine. Ma vogliamo mettervi in guardia rispetto all'asciutta graduale, che prevede la mungitura alternata delle bovine. Pensiamo che sia meglio mungere le bovine fino alla messa in asciutta, mungerle per l'ultima volta, procedere ai trattamenti a seconda dei casi e spostarle dal gruppo della lattazione tutte insieme. Ci sono dei rischi correlati alla messa in asciutta graduale, aumenta il rischio di infezioni intramammarie e non si hanno chiari benefici per quanto riguarda la salute della mammella. Personalmente tendo a suggerire un'asciutta drastica, considerando che il miglioramento genetico ha fatto sì che abbiamo animali che producono anche 30 o 40 litri di latte alla messa in asciutta, alcuni possono avere riserve ad asciugare questi animali in modo improvviso. Tuttavia abbiamo gli strumenti come trattamenti intramammari e anche le procedure gestionali che possono consentire questa metodica. Il problema che abbiamo quando procediamo alla messa in asciutta graduale è che al momento abbiamo solo due opzioni. Si può saltare una mungitura aumentando l'intervallo tra le mungiture, oppure si può agire con l'alimentazione, riducendo la quantità di energia. Ora, riducendo la frequenza delle mungiture, si otterrà la diminuzione della produzione del latte, facilitando così la messa in asciutta. Il problema è che dopo il parto si potrà avere una conta delle cellule somatiche più elevata e una maggiore incidenza di infezioni intramammarie. La scelta nutrizionale è un'opzione migliore, perché fornendo meno energia la bovina produce meno latte e l'asciutta avviene in modo graduale. Il problema è che mentre riduciamo il contenuto energetico nella dieta, l'animale, che è programmato a produrre latte, sta mobilizzando alcune riserve corporee e sta rilasciando alcune sostanze come i NIFA che comprometteranno la funzione immunitaria. State asciugando quindi un animale che ha una compromissione della funzione immunitaria, che produce ancora latte e dunque avrà più probabilità di incorrere in infezioni intramammarie. Alla messa in asciutta si verificano una grande quantità di cambiamenti, sia fisiologici che immunologici, a livello della ghiandola mammaria. Quindi ciò che vedremo quando si smette di mungere è un aumento della pressione intramammaria. La pressione riduce la produzione lattea e si osserva un aumento graduale delle concentrazioni nel latte di alcune sostanze, ad esempio della lattoferrina, un aumento della conta delle cellule somatiche e un aumento del livello delle immunoglobuline, che portano gradualmente ad un ambiente non adatto e non favorevole alla crescita dei batteri. Così possiamo dire che la bovina entra nello stato quiescente della fase centrale dell'asciutta, dove è molto resistente alle nuove infezioni. Questo processo dura fino a 28 giorni e nel frattempo si devono affrontare alcuni problemi come l'aumento della pressione intramammaria. Ci vuole del tempo affinché siano acquisite le difese naturali della bovina, si formi il tappo di cheratina e il latte sia riassorbito a livello della ghiandola mammaria. Quindi sono molte le sfide che la bovina deve affrontare in questo momento. Alcuni studi indicano che la messa in asciutta drastica porta a ridurre il tasso di nuovi casi di mastite e di infezioni durante l'asciutta. Alcuni hanno tentato di utilizzare una tecnica di messa in asciutta più lenta, in cui le bovine sono munte una sola volta al giorno per un certo periodo di tempo, per procedere alla fine alla messa in asciutta. Semplicemente un metodo meno efficace, che sembra avere più problemi. Il modo migliore per asciugare le bovine in generale è quello di farlo drasticamente. Dopo la messa in asciutta, alle bovine sarà inserito un tubetto per l'asciutta e un sigillante. Le bovine devono essere gestite attentamente perché non tutti i capezzoli si chiudono allo stesso momento e quindi possono perdere latte. Quindi devono essere collocate in un ambiente pulito, possibilmente all'esterno, per prevenire le infezioni, prima che sia completata la procedura.
Probabilmente le bovine perdono latte al momento della messa in asciutta per diverse ragioni. Ci si potrebbe aspettare che le bovine che producono quantità più elevate di latte siano più inclini a perdere latte. Questo in virtù del fatto che si è in presenza di una pressione intramammaria più elevata dopo la messa in asciutta, dato che il latte continua a essere prodotto per un certo tempo. Ma ci si può aspettare anche che le bovine con un canale del capezzolo più corto e più grande siano maggiormente soggette a perdite di latte. Sono le migliori produttrici che possono essere munte più velocemente. Un altro punto chiave è la valutazione della presenza o meno di danni alla parte terminale del capezzolo. In questo caso ci sarà una maggiore probabilità di perdere latte dopo la messa in asciutta. Le bovine che hanno un'eccessiva quantità di latte all'inizio dell'asciutta certamente perderanno latte in cuccetta. Ci sono studi condotti negli Stati Uniti che dimostrano che le bovine asciugate con più di 25 litri di latte alla messa in asciutta avranno più problemi con le infezioni e in particolare con le nuove infezioni durante l'asciutta. Ma allo stesso modo le perdite di latte sono il riflesso della mancata formazione del tappo di cheratina nel capezzolo, che costituisce una barriera fisica nei confronti delle infezioni. Molti clienti allevatori mi hanno chiesto se la messa in asciutta è un processo doloroso per la bovina. Beh, è difficile valutare il dolore. La percezione del dolore è molto differente tra le persone, ma penso che sarebbe giusto dire che è una situazione che crea disagio. In realtà si possono osservare molte bovine ad alta produzione che dopo la messa in asciutta mostrano un alto livello di distensione e rigonfiamento della mammella. Per alcune bovine questo è senza dubbio un processo non confortevole e il confine tra disagio e dolore, come per gli esseri umani, è una linea sottile. Quindi penso che il disagio e il dolore riguardino maggiormente le bovine ad alta produzione rispetto ad altre bovine.